ragazzi, subito, quarto capitolo, subito dopo l'altro. Anni fa ho scalato il tuo Analizziamo fratellone. cos'è sto coso. Scusate, ma non ho già detto che non ho giocato gli altri, solo il terzo ho giocato. Già, una delle cose più strane che abbia mai trovato. Bello. Che cazzo guardi? Cerchiamo qualcos'altro, qua c'è altra caga. No, no, adesso gira sedia per sempre. Un Cos'è? doblone spagnolo nascosto in un sottomarino tedesco nel cuore della giungla. Perché mai? Che casino, un po' di più. Ci manca Superman, abbiamo Sir finito. Francis Drake si è immolato per Sully. Questo me lo ricordo. Che trio. Che c'è scritto? Ok, non mi interessa. Lascio in giro. Mettiamo via. Qualche altra roba da esaminare. Questo. Shambhala. Questo non lo ricordo. È stato tempo fa. Sir Francis e i suoi complessi Sì, enigmi. questo lo ricordo. Anche quello di T. Lawrence. Qua lo scatolone, cosa c'è qua? Cos'è? CSM. Credo che sia Sam. Già, grazie tante, Santisma. Sì, quella volta. 15 anni fa, o di più. Qua basta. Ah, ecco qua. Che avventura incredibile. Ah, sì, è vero. Abbiamo spaccato tutto. Sembra una vita fa, Clo. Ok, non vi spoilerò niente perché è meglio che lo giochiate anche Ormai ho altre. cambiato il Questo mio stile. cos'è? Oh, ma devo giocare, devo giocarle quelle, se no Sì. non capisco niente. Una pistola giocattolo. Arriva, arriva. Sono circondato. E sei fatto cosa? Cosa stai sparando? Non farti accerchiare, Nate. Va bene. Cosa sta succedendo? No, 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 sono a secco. Sono io che sono fatto o cos'è? Nuovo in pista. Contro chi stai sparando? Ma che cazzo sta succedendo? Guardatevi sotto. Spariamo a casa, dai. Cosa? A completo. Sì, ma perché stai facendo tutto questo? A chi devo sparare, scusate? Peccato di questa. Ok, credo che tu ti sia un po' rincoglionito, E di non credi? questa. Sì, arrivo. Aspetta, Devo finisco di andarmene da sparare qui. ai cartelloni e Basta che poi ne arrivo. arrivo. Cosa fare adesso? Abbiamo una risata lontano. Preso. Oh, ho preso. Sono un professionista. Tanti saluti. Sì, ma Così imparato. non sarebbe di smetterla. Non sarebbe, se ti vedessero cosa direbbero. Fine dei giochi. Dimenticate questa parte. Dimenticatela. Soffitta isolata, non male. Come trovata? Qua c'è un Mac.
I soldi li avete però, non vi lamentate. Ah, stai lavorando su questo? Cos'è? Ah, una guida, ho capito. Cosa c'è qua? Wow, ci serve proprio un'altra vacanza. È Cosa? Dov'è qua? Ok, troppo tempo. non so dove sia. Qua esaminiamo cose, esamina il bagno, esamina il cesso, esamina esamina il sapone anche. Già che ci sei. Giù. Andiamo giù. Non ribaltarti, ti prego. Casco da lavoro. Che si Sei sparano rimasto solo lassù, di ne chitarra. dubita? Beh, stavo facendo delle ricerche. Ah, ora si Sì. chiamano così? È vero. Ti spiacerebbe prendere il cibo? Qui ho quasi finito. Oh, certo, Dove? subito. Grazie. Stavo facendo delle ricerche. Detto anche, stavo Ah, giocando a ottimo. Fallout. Se hai una corona te la spacco in testa, giuro. La birra ce l'abbiamo, cos'è che dobbiamo prendere adesso? Mangiate sul divano, seriamente? Che Hai cavolo stava finito? facendo? Sì. Sai, no? Forse è lungo e pieno di errori di battitura, ma esistono i revisori, giusto? Oddio, che fame. Sembra buono. Fame chimica. Dunque, com'è andata oggi? Cosa? Leggete i Non sottotitoli. sei capito niente. Scusa, scusami. Com'è andata oggi? Oh, è andata bene. Classica giornata da sogno. Ho ripescato spazzatura dal fiume. Però, Già. interessante. Ma almeno ti sei fatto una nuotata. Hai trovato rifiuti interessanti? No, una. Un Un'alga. vero cimelio. Era. Rame. Primo ventesimo secolo. Un camion. Autentico. Pare che i nativi lo chiamassero autocarro. Oh, mamma Sì, mia. insomma, Però. sai, le solite cose. Dimmi del tuo articolo. Allora, era nato come un articolo leggero sul turismo a Bangkok, ma dubito che la rivista apprezzerà il taglio che ho deciso di dargli, perché Perché? tutti quanti hanno iniziato subito a parlarmi del problema dello smog, di come ti colpisca dritto ai polmoni non appena metti piede giù dall'aereo o via. Che stai pensando? Ho fatto subito inversione ed è diventata un'allergia riguardo il Vuoi andarci in vacanza? Cosa vuoi farci? Ah! Non stai mangiando? Che c'è? Dove sei? A casa sono mia. Qui, torturato da una forchetta. Cosa? Che Davvero? c'è? Non fermarti. Era interessante. Sì, Oh, interessantissimo. sì. Bene, di che Come parla 2 ore di l'articolo? fisica le prime 2 ore, il del lunedì. Scusa? Quale? Questo? Interessantissimo, povero. Cazzo! Gli abitanti di Gli abitanti di Bangkok e dello smog. E siccome tutti non riescono a volare via da lì e la gente soffoca. Wow. Va bene, mi No, spiace, è stato però ci sono coraggioso, andato davvero, vicino, sì. no? Sì. Vicino è un parolone, ma sì, c'eri quasi. Abbastanza vicino. Jameson ti ha proposto ancora il lavoro in Malesia? Jameson mi propone sempre il lavoro in Malesia. Senti, Nate, penso proprio che dovresti accettare. Per me no. È che non lo voglio. Davvero. Per prima cosa non hai permessi. E si era stabilito che non avremmo più preso lavori D'accordo, così. ma Non ne vale la non pena. sembra così tanto rischioso. Se il problema sono solo i permessi, No. puoi Fallo chiamare te allora. Sullivan. Da quant'è che non lo Elena, vedi? 2 anni? possiamo chiudere il discorso? 2 anni. Va bene, ma non voglio che rinunci per colpa mia. Rinuncio perché non voglio farlo, ok? Apprezzo il tuo Ecco, non ho gesto. più È fame adesso. solo. Allora vado di là a lavare questi piatti. Ferma, faccio io. Ma No, dai, li hai lavati aspetta. ieri. Tu hai cucinato, io lavo, tranquilla.
Insomma, almeno lascia che me la guadagni, in qualche modo. Potremmo giocarcela. Vorresti giocartela? Sì, sì, con il tuo giochino elettronico. Scommetto che posso battere il tuo record. Pensi di poter battere il mio record nel giochino elettronico? Sì, cos'è? Tu hai paura. Ma non sai neanche come si chiama. Non mi serve sapere come si chiama. Ti ho visto giocare. Devi saltare e correre. E io ho un talento naturale per questo. Davvero? Allora, che ne dici, pollo? Scommettiamo? Oh, wow. Ok, fenomeno. Sembrava un tacchino morente più che un pollo. Ok, guarda e impara. Ah, non vedo... Cosa? PlayStation 1, ma in che anno siamo? Tutto qui? No, deve caricare. Caricare? Sì. Non è neanche pubblicità abusiva. Sta mettendo parecchio. Non hai pazienza. Quando accendi qualcosa ti aspetti che... Ok, che... ci siamo. Ricordi. Ricordi. Qualcosa non va? No, no, è che... No, sono contentato. Come fai a... Come si inizia? Ah, beh, non premi si è preso bene con me. Lo sapevo. Okay. Ci sono. Ok, devi correre verso la telecamera. Quale telecamera? Verso la telecamera, ricevuto. E il tasto cerchio e l'attacco vortice. Sì, sì, so come si gioca. E premi X per saltare. Ok, qual è la X? Usa il pollice destro. Ok. Devi saltare oltre le buche. Porca troia. La mia specialità. Ok, scappa da... No! Dentro la buca. Non me lo ricordavo questo. Faccio a tornare su. Sei morto? Non è realistico. Mi non me lo ricordavo questo. Si potrebbe arrampicare. Si è molto parecchio. Ecco. Ma si smuove da nulla. Si smuove da nulla. No, salta. Salta. Smettila di urlare. So. Vincora, sono un'allenatrice. Vai così. No, l'ho perso. Ah no, posso andare a prendere. Come? Corri verso il basso. Lo so. Mi piace esplorare. Attento alla buca. Andiamo. La vedo, l'ho vista. Dai. Una quando è che si incastra questa cosa? Quando è che si incastra? Una volpe con i jeans. No! Una volpe che spacca le casse. È un bel. Interessante. Così. È una volpe. E non molto realistica. Prendiamo tutti perché sennò c'è anche il timer, che bastardo. Non me lo ricordavo così difficile. Perfetto. Le volpi non fanno così. È un po'. No. Assomiglia affatto a un Bandicoot. Hai mai come visto fatto un Bandicoot? No, ma non indossano scarpe da ginnastica. Ma che non è giusto. Ah beh, sempre meglio di Fallout. Posso metterla di inneggiare a fronte. C'è poi, bene. Un'altra! Ma come? Che cavolo? Vero? Devo ricredermi su questo gioco. È forse più difficile di Dark Souls. Ma porca troia. Cosa? Devo rivedermelo un po'. Te la sei cercata. Non ci credo. Ce l'avevo quasi fatta. Un lancia joystick che va a fanculo. Dai, ti arrendi o riprovi? Ma la mia auto servirebbe una bella cosa? Punta. Che fai? Ti metti a sfottere ora? Sì, c'è una modalità che si chiama facile. Tu l'attivi. Ed è molto più facile. Continua a livello facile. Parla. Che vorresti fare? Guarda che ti avverto. Che vorresti fare? Attenta. Nella vita reale. Ehi, cosa sai detto... fare? Dimmi. Stai attenta. Che cosa sai fare? E se fare faccio così? Vita reale? Ehi, sei felice? Sì, certo. No, capito, ho fatto un punteggio bassissimo. Come posso essere felice? Beh, che significa? Vieni qui. Ci chiamano tagliate le scelte. Bastardi. Oh, che palle leggere, scrivere e stampare. Non siamo ancora aperti! Ho detto che non siamo ancora aperti. Siamo chiusi! Ma andiamo! Vengo, ti tiro uno schiaffo. Va bene, arrivo! Altro. Rompi palle. Esatto.
Sì? Posso aiutarla? È alto più o meno come lei, un po' più magro. Ma sei un figlio. Molti meno capelli grigi. Ma sei un pezzo di me. Sam! Tu non sei mio fratello. È bello rivederti, Nathan. Oh mio Dio, Sam! Ok, tutto ok, calma, tranquillo. Non era morto qualcosa di simile? Ma come? Pensavo fossi... Li ho visti spararti. Sì, l'hanno fatto proprio qui. Sam non era passato. I dottori hanno... Beh, dottori... Mi hanno ricucito e... Dottore... Sbattuto di nuovo in cella. E sei uscito cinque minuti fa. Io ho telefonato e controllato ovunque. E ogni persona, ogni documento confermava la tua morte. Nathan, abbiamo ucciso una guardia. Volevano che marcissi in quella cella per tutta la vita. E ci è mancato poco. Cazzo, Sam. Se l'avessi saputo, io ti giuro che sarei tornato a prendermi. Lo so, Nathan. È per questo che non te l'ho detto. L'unica cosa che conta è che sono libero. Ehi, sei ancora fra noi? Sì. Ho un attacco di diarrea. Mi serve aria. Tu sei al chiuso così o... Aria, smog... Non vorrei svenirmi in braccio, spero. Potrei. Non è una cosa da poco, no? Ma tu... come sei uscito? Quando sei uscito? E come mi hai trovato? Ok, calmati, ok? Siediti. Sulla ringhiera. Ah no, c'è una panchina. Parlami di te. Dai. Di me? Sì. Che c'è da dire? Beh, ho chiamato i vecchi contatti. Mi hanno raccontato delle storie pazzesche. Quali storie pazzesche? Sparatorie. Tu appeso un treno deragliato sull'Himalaya. Normalissimo. Sì, quello è successo. Andiamo, cosa mi sono perso? Cazzo, Sam, da dove inizio? Inizio dalla parte migliore. Tipo? Era un hotel. Ok. Mi ricordo solo quello io, che cazzo. Ah già, ti ricordi il mio bellissimo astrolabio? Quello appartenuto a Sir Francis Drake? Sì, certo. Quello che quella tizia ha rubato a Cartagena. Sì, Marlo. Già, Marlo. Ah, bene, allora. L'ho rintracciato. E per recuperarlo, ho finto di essere morto. Oh, una cosa da niente. Come è finto? Non mi ricordo. Oh sì. E quindi un'altra città leggendaria distrutta. Ma ne siamo usciti vivi, a malapena. Se no non sarei qui a parlartene, no? Incredibile. Già. E tu cosa hai fatto oltre a stare in cella a marcire? Peccato tu non ci fossi. No, voglio un posto in piatto. È letteralmente incredibile. Mi stai dicendo che sei inciampato sull'ennesima miniera d'oro archeologica e non so come ne sei venuto fuori... A mani vuote. Sì. Sì, beh, è un po' la storia della mia vita. Se ricordo bene, avevo qualche moneta d'oro. A dire il vero, qualche gengillo l'ho portato a casa ogni tanto. Mm. Ho comprato l'auto, la casa, l'anello di fidanzamento. Con due o tre monete d'oro. Già, l'anello, sono sposato. Che scemo è Elena, quella delle avventure, è mia moglie. Devi conoscerla. Stasera, a cena, a casa nostra, vieni a mangiare. Così potrò dirle tutto di te. Merda, dovrò dirle tutto di te. Natale. Sono in un mare di guai. Ancora, sapevo io. Cosa? Di che parli? Che tipo di guai? È sempre pieno di guai, sto qua. Il nome Hector Alcazar ti dice niente. Porca troia. Sì, è il boss della droga. Mm-hmm. Il macellaio di Panama, giusto? Perché? Vuoi ammazzarlo? Benissimo. È una storia complicata, ma... Sì, spiegala, io ti ho spiegato... Era in cella con me l'ultimo anno. E allora? Un buon compagno? Per questo sono riuscito a uscire. Ah. Ora devi debito a vita e cazzi guarda, l'ho capito. Stanotte non leggi? Samuel viene qui. Ah, ancora spagnolo, basta, non le palle piene lo spagnolo, ok? E cuce? Basta. Le guardie cantano. Vabbè, saranno ubriachi. Chissà. Morti. Però sono contenti. Scappiamo. Come possono accontentarsi di queste vite meschine? Del loro squallido lavoro. Almeno hanno una moglie che li aspetta. Sì. Noi che abbiamo? Senza offesa, eh? Tenemo l'ambizione.
Oh. E quando saremo fuori? L'ambizione ci porterà dove quegli idioti non immaginano nemmeno. Eh già, apprezzo il tuo ottimismo. Che farei quando sarai fuori, Samuel? Se mai riuscissi a uscire, sai già quello che farei. Tornerai dentro. Però voglio sentirtelo dire. Troverò il più grande tesoro pirata di tutti i tempi, di cui ormai sarei stupido di sentir parlare. Oh no. La storia di Henry Everett e i suoi 400 milioni in oro e gioielli. 400. È la mia nuova Nina Lana preferita. Tu pensi davvero di trovarlo? Se fossi libero? Assolutamente. Un po' difficile a noi. L'ambizione. Cos'è che diceva Avery? Sono un uomo di ventura. Devo seguire il mio destino. Lo sa, amore, costa il suo spirito. Che diavolo è stato? Dunque, adesso morte è stato. L'opportunità di una vita. Signor Alcázar, un gusto verlo. Sacchiamo di aquí. Wow. Che facciamo? Tutto pianificato? Bene. Samuel. Sei pronto per il tuo destino? Andiamo anche subito. Sì. Vamonos. Dai. Ma perché sono io? Porca puttana. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan. Ragazzi, è stato davvero un buon capitolo. Finiamolo qui. E c'è gente che mi urla addosso, quindi ciao.